Buongiorno a tutti. Juventus batte Roma 2-0 con un mega gol di Cristiano Ronaldo che stoppa la palla e di prima intenzione la butta dentro e poi nel secondo tempo i soliti innesti che le altre squadre, tutte della Serie A, forse l'Inter è quella leggermente un po' più sopra le altre, ma la Juve rimane sopra perché veramente può giocare due partite e i risultati si vedono, un gol solo preso nelle ultime con 15 gol fatti. Insomma, c'è un rumino di marcia che la dice lunga su quello che è la forma di questa squadra e la quadratura che ha trovato. Detto questo, Napoli paga un pochettino le uscite del suo presidente De Laurentiis, che fa nomi di altri allenatori, Gattuso, che a questo punto ha solo un anno di contratto, quindi bastava aspettare la fine dell'anno, se no cambiano subito. Già dalla sera di ieri che Napoli ha perso, sostituiscilo con un altro allenatore, visto che fa i nomi e destabilizza quello che è la squadra, che poi potrebbe anche inconsciamente questo, non che i giocatori vogliano giocare contro l'allenatore Guerrino, Gattuso, ma potrebbero influire interiormente, quindi inconsciamente, metterci qualcosa di meno che nell'economia di una partita può anche alla fine riflettersi sul risultato finale. A Verona c'è da dire che Gattuso i suoi errori li ha fatti, a mio modesto parere, perché a Verona ha segnato subito, ma poi quell'attaccare da subito la partita presa veemente fin dal primo minuto potrebbe anche fare in modo che quando c'è un dibattimento di fronte la lucidità dei giocatori che corrono molto per fare questo pressing alto venga a mancare in difesa. Manca Koulibaly contro Genoa. E sei partito alla baionetta, all'arma bianca, è chiaro che poi potresti anche prendere gol da Pandev, che ricordatevi che Pandev, anche con Napoli stesso, faceva fare dei gol che quando è davanti alla porta, scusate che divago un pochettino, Pandev finta il tiro, il portiere, la differenza tra D'Ambrosio che entra dentro, chiude gli occhi, Lautaro che delle volte spara addosso troppo istintivamente, ma Pandev, 35 anni, finta tiro, sarà giusta, il portiere perde tempo, mentre si è controtempo, tira e la palla gli passa un centimetro che è paralizzato. Questo si chiama attaccante di razza. Ecco, con giocatori del genere si subisce gol, appunto col discorso che ho appena elencato. Adesso c'è il Milan che invece ha saputo, a differenza di De Laurentiis, proteggere un allenatore già mandato via, che è Pioli. L'Inter anche lui aveva Pioli, l'ha mandato via, adesso c'ha Conte che anche lui e fa delle esternazioni, la società mi aveva detto che questo, diciamo, progetto era così, adesso non lo è più, sono cose che si tengono lavate in casa, panni sporchi che si lavano in casa. Questi. E Conte sta sbagliando, a mio modesto parere di nuovo, come ha sbagliato De Laurentiis. Ecco, il Milan è in testa alla classifica. Vediamo cosa farà stasera il Milan, questo Pioli, protetto da una società anch'essa cinese, ma con un presidente e un allenatore soprattutto umile che quando stava andando via è stato zitto. È stato zitto, non ha alcunché fatto polemiche. Quindi un applauso alla società Milan, all'allenatore Pioli, che sta meritatamente in testa. Io tifo la Juventus. Un campionato questo, ragazzi, che lo stesso Napoli ha trovato una Roma che è caduta ieri, appunto, con la Juventus, che fa ancora adesso parliamo con la Juventus, una partita alla Allegri, se vogliamo proprio dirla. Una partita che col minimo sforzo ha ottenuto in Emilia una vittoria strameritata. Chiudo qua e alla prossima.
sole tue conquiste.